siamo ancora su Ravnica. Chi l'avrebbe mai detto, direi, no, Oscar? Mi sento molto Gilda. Sì. Oh, ciao Gilda, piacere, io sono Dave. Piacere, Scagilda. Scagilda è la nuova ospite di questo video. A Cars Capital City troverete anche Scagilda per tutti i gusti. È così, no? Adesso, a parte gli scherzi, questo è il nuovissimo prodotto di Magic, è un prodotto che effettivamente non c'è mai stato, nel senso che sono mazzi molto 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 particolari, i più particolari di sempre. Perché? Perché sono indirizzati a delle gilde, cioè c'è un mazzo per ognuna delle gilde di Ravnica. Chiaramente adesso vediamo i 5 che troviamo in gilde di Ravnica, gli altri 5 li vedremo tra qualche mese, esatto, nel 2019, per poi averli tutti e 10. Sono mazzi fatti con che carte? Con le carte di tutte le edizioni di Ravnica. Dalla primissima Ravnica, Città delle Gilde, sino all'ultima, appunto, Gilda di Ravnica. Quindi sono mazzi fatti con sette edizioni, se vogliamo. Non troveremo molti doppioni perché effettivamente sono mazzi per essere giocati e per farci vedere un ventaglio più ampio possibile delle carte della storia, appunto, di queste gilde. Abbiamo Golgari, Selesnya, Izzet, Boros e Dimir. Che cosa troviamo all'interno di queste confezioni? Beh, poi lo vedremo. Assolutamente sì. Ma abbiamo una promo foil con artwork molto bella. Le Abbiamo delle terre che sono la fine del mondo, terre sono davvero, ragazzi. davvero uno Facciamo spettacolo. uno Sì. spoiler su qual è quella più bella. No, lo vedremo dopo. Dovete sorbirvi tutto il video. Sì, esatto. E poi abbiamo, vabbè, portamazzo, portadeck, giustamente. Le Le spille sono spille. molto, molto ben fatte, vedremo anche quello, davvero fatte bene. E beh, le Lettere lettere sono di importanti presentazione e anche quelle perché le ristampe, se vogliamo, sono davvero interessanti. bombe su Voi bombe. potrete chiedere per chi sono questi mazzi, giusto? Per Vabbè, ciao me. ragazzi, il video è finito Scusa, perché non potevo nemmeno aprirlo. io per quello che mi chiamo Gilda, sono i kit di Ah, i Gilda. kit di Gilda di Ska. Ok, no, di Ska Gilda, giusto. Gilda. No, adesso, al di là di tutto, chiaramente non sono mazzi studiati per lo standard, perché non ci sono carte tutte legali in standard, però per collezionisti, perché la foil variant la potete trovare solo qua, come anche le terre di Gilda, tra l'altro. Per appassionati di Ravnica, Ravnica è il pianeta più, Si diciamo, in potrebbe voga, più piaciuto della storia addirittura di proporre, adesso che si chiude quest'altro nuovo blocco, Ravnica. Sì? un formato only Solamente, Ravnica. perché no? Per assurdo Only uno potrebbe Ravnica. anche farlo, Oh, esatto. ci sarebbero tre blocchi interi dedicati solo a Ravnica. Esatto. E poi comunque ci sono ristampe interessanti giocate in Modern, Legacy, soprattutto per il Commander ci sono delle clicche interessanti. E soprattutto, un'altra volta, super soprattutto all'ennesima potenza, sono mazzi che secondo me sono davvero spassosi da giocare tra di loro. Tu ti senti Izzet? E secondo Ok, me, vai contro di secondo me che sono Selesnya e dovrebbero essere anche abbastanza bilanciati per quello che ne sappiamo. Ora, secondo me ti dirò che già per com'è la loro base, Sì? ok, che comunque c'è, vanta poche carte in più copie, Certo, esatto. sembrano già quasi anche preimpostati per giocarci una sorta di brawl Un Ravnica, brawl un sui generis. brawl Ravnica. Se vuoi, effettivamente basterebbero delle piccolissime modifiche per trasformarlo in questo brawl non standard, ma con pool di carte only Ravnica, che è quello che dicevi te. Perché no? Si può provare anche quella versione. Comunque, io direi, bando alle ciance, andiamo ad aprirli questi mazzi perché insomma Però mi voglio sto vedere un divertendo con le attimino. incitazioni, Cioè, perché ok, dimmi. se fai parte della casata di Sì? Mirra, attendiamo il tuo rapporto. Se sei un legionario di Boros, rendici fieri. Recluta, Recluta. ma io non sono una recluta, mannaggia. Se sei della Lega Izzet, sperimenta qualcosa di Ah, ecco nuovo. perché sei Gilda, Scagilda. Eccolo, Se eccolo. fai parte del conclave di Selesnya, Ah, questo è come lunghissimo, raga. Ricorda che dice? combatti con il potere, vita al tuo fianco. Quindi io mi chiamo Vita. Ciao Esatto, Gilda, sono Gilda Vita. e Vita, siamo messi Galattico. bene. Poi si conclude con lo sciame Golgari, che ci ricorda che i tuoi nemici temano la furia del mondo sotterraneo. Quello che succede sotto il bancone, voi non lo potete vedere, ma è abbastanza spaventoso, Sto sì. quasi avendo paura, forse è meglio che andiamo a sbustare un Andiamo, nuovo veramente, prodotto. sì. A tra poco. Besca, è arrivato il momento di vederli questi mazzi alla fine, Si è giusto? parlato tanto di Ravnica, tanto di Gilda, addirittura ci hanno fatto i mazzi kit di Gilda. Apriamoli, apriamoli. Da quale Assolutamente sì. partiamo? Seguiamo Andiamo qua nell'ordine. Ok. l'ordine Quindi partiamo esplicativo. dai Dimir. Dai Dimir.
Mi piace questo nero azzurro. Sì, no, a me non piace molto il nero azzurro, però per Rakdos dovrò aspettare la prossima edizione. Quindi va bene così. Allora, cappuccino, te lo devi far piacere. Si apre dal lato, c'è anche scritto apri. Io apri. Stavo cercando di aprire da sotto, ma qua me lo dicono, quindi vabbè. Ma no, spettacolo! Sì, qua. Infatti si apre. La testa non l'avevo mica notata. No, si apre assolutamente bene. Ok. Allora, come è strutturata la nostra confezione? Vabbè, iniziamo a togliere le cose sotto, dai. Allora, una bellissimo. Ah, ma questo qui effettivamente è della vecchia Ravnica, grandissimo. È un mini posterino con istruzioni per i nuovi agenti Dimir. Questo qui, ragazzi, bisogna decifrarlo. Perché giustamente, se sei Dimir, devi riuscire a decifrare delle cose segrete. Queste qua sono piccole finezze molto, molto carine. Molto apprezzate. Sì, e il portadeck a tema, beh, per forza. Ovviamente montato in un nanosecondo. Vabbè, tu sei troppo avanti. Lo sticker adesivo lo possiamo mettere dove vogliamo. No, alla grande così. Oltre allo sticker, però, abbiamo anche la spilletta. Occhio che non è una spilla come quelle dei vecchi pre-release, che era sempre carino avercelo, ma era effettivamente un po' di metallino leggero. Questo invece è proprio un bel metallo, bello solido. E anche i colori sono davvero brillanti. Guardate, l'azzurro sta proprio bene. Mi sa che questo video andrà avanti a farlo solamente no dai, tanto fortunatamente il nero azzurro ce lo togliamo subito e non ci pensiamo più e... spettacolo. E quindi nulla, vabbè, stavo dicendo che anche queste spille in realtà sono effettivamente oggetti da collezione veri e propri. Anche i dadi li vedo bene. E i dadi sono belli, sì, sono come quelli effettivamente invece che abbiamo, questi sì, visto nei pre-release, ma hanno tutti il simbolo di Gilda, quindi non sono i soliti dadi con il simbolo dell'espansione. Molto, ok, molto bello. Andiamo al nostro primo mazzettino. C'è Etrata, la silenziatrice. È entrata, sì. Carta che mi lascia un po' il dubbio, nel senso, perché abbiano scelto proprio lei come faccia del mazzo. Forse perché volevano effettivamente mettere anche carte delle nuove edizioni invece che mettere qualcosa di vecchio. Però tutte le promo sono forti come generali Commander, questo probabilmente è quello meno interessante, meno a fuoco, però il disegno è molto molto interessante. Poi diciamo che rappresenta di per sé comunque il Dimir in tutte le sue stanze. Sì, no, quello indubbiamente sì. Sta assassina vampara, e poi dopo è nerazzurra, giusto? Vedi. Forza Atalanta, Non ho potuto dire niente io. Ok, che cosa abbiamo? L'agente sanguinario, poi ho mutaforma Dimir, cartona della primissima Ravnica questa. Cartona storica. Spettro e velo notturno fortissimo nel T2 all'epoca di ritorno a Ravnica. Acciderboli. Circu, lobotomista Dimir, Lazav, purtroppo non era lui quello foil variant, non mi sarebbe dispiaciuto, l'aberrazione distruttiva che può diventare enorme nelle partite Commander. Mirko Vosk, l'abbiamo visto anche nel bigliettino iniziale, grandissimo Mirko. Dan, questo pronuncialo te? Zadek, grande Zadek. Ho schiappato. Esatto, istruzioni della missione. Che sono quelle... Il nostro Snapcaster, quella là, esatto. Glimpse. Questa, non ci posso credere. Esatto, c'è questa anche la Glimpse. È una delle carte ristampate con più valore, mica male, Perché effettivamente questi mazzi hanno cartine interessanti, ma anche per il valore. La pedina coppia non l'abbiamo mai avuta, per esempio, così, se non, almeno io vado a memoria, non me la ricordo. Spettacolo. E sono tutte duble facce, vedete? Duble facce. Abbiamo pedina coppia, orrore. Barriera d'ossa. Vabbè, adesso andiamo un attimino più veloci. I maghi delle gilde, in duplice coppia. Moroi! Oh, predatore di velo notturno, fastidiosissimo. Tutte carte stragiocate ai tempi, ragazzi. Allora, orrore. Oh, l'acquedotto Dimir. Grandissime queste terre, le Bounceland. Vabbè, insomma, un po' di terrine doppie, ma soprattutto, eccole qua. Le terre speciali di Gilda. Le terre base che potete trovare solamente quanto in questi sono mazzi. Gnocche. E hanno effettivamente il layout sotto specifico della Gilda, oltre che il disegno. Chiaramente questo qui è una parte dell'acquedotto Dimir. Vedete, ragazzi, che c'è proprio anche il logo Dimir all'interno del disegno, bellissimo. Quella è la centrale dell'acquedotto. Eh sì, potrebbe essere davvero. E la palude rende davvero molto, molto, molto. No, ma io le voglio sempre queste terre. Queste terre sono proprio belle, sì.
uno dei motivi per acquistare chiaramente questi mazzi. Poi c'è una cosa bellissima, che con tutto rispetto per i disegni vari delle terre, io sono uno di quelli che quando mette le terre nel mazzo le vuole tutte con lo stesso disegno. Qui è quella l'idea. Qua ci vado a nozze. Assolutamente sì. Insomma, qua abbiamo un po' di common, uncommon, varie. Syncopate e la disamina. Ok, questo qui è stato il nostro primo mazzettino, che insomma proprio mazzettino non è. Se scappi passa al porta deck, mettiamo via il mazzo, lo riponiamo nel riponente. Come potete vedere, il porta deck è abbondante, quindi come oramai da qualche anno ci stanno imbustate. Sì, oramai da un po' di tempo riescono a farceli avere, che ci stanno anche imbustati. Ok, mettiamolo qua, vediamo se riesco a farlo stare su. Beh, forse sto esagerando, ma vediamo fin quanto reggo. Vai. Allora, è il tempo di Boros. Passiamo ai Boros. Oh, qua sì che invece la promo foil variant, che poi non è promo, ma è davvero una cartona da Commander che può dire la sua. L'artwork è veramente bellissimo. Apri qua, ormai lo so. Non mi fregano più. Via. Wow. No, ma che bella la grafica! Che bella la grafica di questo posterino e dell'invito. Vabbè, c'è sull'Aurelia e va bene, ma dietro io lo trovo bellissimo. Praticamente regole normative, è come... Sembra i cosi delle campagne politiche. Esatto, ma è fatto benissimo, è davvero fatto troppo bene questo. Proteggi gli innocenti a ogni costo, quindi Ska non lo è. Via, non sei innocente. Vabbè, vai. Ok, intanto montati il mazzetto, il portadeck. Con lo sticker. Wow, sticker. Il dado. Questa pila è bellissima. Questa ti piace di più come colori, vero? Bella, forza Vicenza, bellissimo. Una puntina di nero ci stava bene. Qua ci stava bene, sì. Ok, allora, vabbè. Aurelia, straforte, strafortissima, è un angelo con questa artwork davvero bella. Chiaramente il nuovo layout delle carte leggendarie. Beh, questa... Ha un messaggio intrinseco, se siete sulla circonvallazione. Ebbene sì, ok. Mazzettino, vediamo qua che ristampe bomba troviamo. Perché già mi piace come si parte. Bravissimo, infatti, Ska. Il lealista della legione è una cartona. Vendicatrice, la malesta. Capoguerra della regione, anche questo qui è bello forte. Censore Boros, Madonna! Questa carta io l'ho amata, troppo forte. Anch'io. Giocavo Devotion Mono Red all'epoca poi davvero, cioè, è una bomba. È un ricordo di un bellissimo metagame. È una bomba. Agruskos. Agruskos non è male detto così. Vabbè, la luce della legione sapete che invece non mi fa impazzire, ne abbiamo già parlato nel video precedente. No, davvero? Angelo a chioma di fuoco, bello. Se qualcuno bello, se l'è perso, vado a vedere. Datemelo vedere, capite il perché. Oh, Razia, Arcangelo Boros, cartina molto bella. Maestro di tattiche, questa è una carta da Commander top che scombina assolutamente attacchi e difese, mi piace un sacco. Fiamma radiosa, va bene, con radianza che viene appunto dalla prima Ravnica. Quanti ricordi? Yes, goblin e soldato. Soldato, beh, diciamo che effettivamente ci sono tanti soldati nei Boros, quindi anche le pedine rispecchiano. Però vedi, anche il goblin finale c'era. Abbiamo un goblin delirante. Quanto spettacolo! Elite Boros, lei era fortissima, soprattutto il limited. Molto bello. Bombardiera, Skycheck, audace, ragazzi, questo mi serve foil se volete mandarcelo, grazie. Temerario del Sol di Mora, la Malestra Boros. Due copie, il Mago della Gilda, due copie. E beh, certo che ci sta. La Guardia del Corpo, istruttrice delle lame. Ok, legionaria, vabbè. Picchiatore a martello, le nostre terre doppie, wow, e le terre di Gilda. Le terre di Gilda. Che qua effettivamente sembra un po' un bastione. È sensazionale. Bello, con sotto il pugnone, sì. Il pugnone Boros. Vediamo anche le pianure, la pianura, guardate che bello l'esercito che si sta schierando in questa piazza per poi dopo andare effettivamente in battaglia. Fa molto rivoluzione dello zar, eh? Sì, però la piazza non è rossa, dai. Ottimo. Ma tutto rosso per l'altra. Si stanno preparando la battaglia, il sigillo Boros, vabbè, il talismano Boros. La spirale. La Helix, spettacolo. Gloria marziale. Beh, come vedete, ci sono ristampe davvero interessanti e per tutti i gusti. Di sicuro vorrò provare a giocare questi mazzi uno contro l'altro, perché secondo me potrebbe essere... Dei, insomma, mi offro volontario. Interessante. Molto volentieri, appena riusciamo
si fa, scassa chiudendo il mazzettino e voilà, tocca a quello che Ska preferisce, Izzetto Agro Control, Izzetto Niv-Mizzetto, Niv-Mizzetto signore, che in ogni sua salsa ha sempre fatto parlare di sé, anche l'ultimo che hanno appena stampato sta iniziando a essere giocatissimo. Ma signori, stiamo parlando di un mago drago, cioè un mago drago. Cosa vuoi dire di più di questo? Tieni, compito tuo. Grazie. Sticker, questo diciamo che il logo IZ è effettivamente forse uno dei più belli, va detto. Infatti quello finisce sulla mia macchina, va detto. E guardiamo qua, Lega IZ è un bel macello, versione incompleta, linee guida per la condotta ottimale degli IZ. Wow, comunque hanno davvero studiato tantissimo la grafica, il Niv-Mizzetto. Ma da sempre comunque la fase di ricerca e sviluppo, cioè, ha sempre dedicato una buona parte importante a questa layout, parte del gioco. Comunque. Cosa particolare che al momento stiamo vedendo che nelle illustrazioni, diciamo, delle lettere di Gilda, chiamiamole così, dietro c'era sempre la carta generale, ok? Quindi l'Aurelia Niv-Mizzetto. Invece in quello di Dimir non c'era Etrata. Ma va a sottolineare quello che dicevo non io, è che Evrata è un'errata. Oh my gosh, bellissimo Scar. No, questo è stupendo. Ok, Niv-Mizzetto, il mentefiamma, lui che ha come flavor text il suo nome, perché questo non è altro che Niv-Mizzetto, ma bisogna sciogliere questo complicato algoritmo, capito? Bello, lui è forte, il disegno mi piace un sacco. Allora, partiamo con una delle carte più divertenti, se vogliamo, delle diciamo cinghie di Ravnica. Diciamo che abbiamo un concetto di divertimento un po' differente a volte. Che cosa può essere più divertente di un ciclope imprevedibile 0-8? Dai, su. Poi dipende da quale parte del campo ti trovi. Oh, Tibor e Lumia. Grandi protagonisti. Drago ipersonico, questo qui in limited è un first pick da paura. Genio illuminato, ogni cosa è illuminata. Ricordo la prima volta che lo sbustai. Mortai di Minzium, cartona. Famosi Mortai tua. Questo sì. La ricerca del mentefiamma, l'abbiamo vista anche come promo, la conosciamo. Ardere. Simil duplicazione, vortice cerebrale. Ogni giocatore pesca due carte. Rimedio tempestivo, ragazzi, questa è una ristampa mica da ridere. Lancia una moneta, se vinci il lancio. Ragazzi, gioco in extra turno. C'ho le lacrime a costo 3. Invocare il mentefiamma. Abbiamo una bizzarria token. Cioè, rivedere queste carte mi fa venire in mente quando compravo le copie dell'oracolo. Grandissimo oracolo. Wow. Campo elettrostatico. Vabbè, Goblin, insomma, sappiamo che è forte. Cecchino è forte anche lui. Non mancare Cecchino. I Dragonauti, anche loro, non possono mai mancare. Il draghetto capitante. Una base di un buon T2 qua. Abbiamo gli ebollitori. Ebollitori, cancello la Gilda, vabbè, ci sta. Sono un po'. E parliamone. Quanto questa isola. Bella isola, quando è sera. E poi è davvero bello anche il layout. Sì, sta veramente, che l'incanto. Ma la montagna mi piace anche di più. Questa per ora credo che sia quella più bella in assoluto che ho visto. Che mountain, grande montagna, elettroinganno, Baldoria devastante, cartona anche da Legacy qua. Cartona storica, sì. Sì, idea rivoluzionaria. Elettrolisi. Lo gioco tuttora. Certo. Non ho mai abbandonato. È forte. Vai, scatoletta. Che poi adesso arriviamo invece ai miei due preferiti, probabilmente. Quindi qui finisce il video. Voilà. Vabbè, allora abbiamo Selesnya con il nostro Trostani, mazzo Commander che io gioco, mi diverte un sacco. E questo ha una nuova variante. Chiamavamo noi Trostani. Tristani. Crostini. Sì. Avevate fame, eh? Eh sì, ci mangiavamo a colazione. È sempre. Allora, qua vediamo un po'. No, anche qua non c'è il nostro Trostani, o la nostra, o le nostre, insomma. Che dirsi. Oh, guardate che bello. Beh, però principi del conclave di sé. Direi, o druido comunque, sai. Trostani è un druido. Intanto magicamente ho costruito la scatola dal nulla. Dal nulla, l'hai proprio fabbricata te in questi secondi.
e via. Non male, non male, non male. Devo dire che queste spillette sono veramente una più bella. Questa va forte appuntita, probabilmente. Oddio, ho capito mentre la diceva. Eccola qua. Trostani, voce di Selesnia. Fortissimo quando fai token ed è anche foilata bene. Dicevamo crostini, fame di scar. Crostini, fame di scar. Hai visto? La fame di scar che è leggendaria. Eh sì. Potremmo fare un token leggendario nominato fame di scar. Oh, una volta in video mi vorrà mandare lasagne. Belle le lasagne, buone. Anche qua Gerarca lo Sodonte cartone, vero? Cartone sì. Storica davvero, sì sì sì. Beh, lo Sodonte veterano, nuova, forte, Wurm dell'armata, lo adoro. Perché sai, un 5-5 che travolge a costo 6 è onesto, ma quando ne facciamo due... Mi faceva impazzire allora... No, vabbè, ma te... È la Gilda. Tosmir, sangue lupo. E attenzione, qui troveremo la pedina Voja, che non c'è mai stata. Ah sì. Sguardo di sottomissione davvero forte. Questo ricordo che nonostante non mi piacesse, ma questo il mazzo forte. L'ho giocato. È l'avvenuta dei Wurm, posizione privilegiata, anche questa è ristampa davvero necessaria, perché questa cartina stava iniziando ad avere cartona. Valore un po' esagerato. E gli altri permanenti che controlli hanno un attimo l'occhio, insomma, in un mazzo incantesimi, bomba. Abbondanza di potere, vabbè, cameratismo, l'ora dei conti. E andiamo ai nostri token. Centauro, elementale. Saprolingio, cavaliere elfo, saprolingio, cavaliere elfo, saprolingio. Eccolo qua. Il nostro lupetto voia, leggendario. E il Wurmone, giustamente. La Driade, si gioca sempre. Altro pezzo del scritto, evangelista di Selesnia, lupo da guardia, questa, il primissimo 3-3 a costo 2 della storia di Magic. E questa ai tempi inizio a giocare anche Katia. Questa è la Katia è la carta che ha fatto iniziare a giocare mia moglie. Vabbè, è una cartone. Cioè, mago della Gilda, il centauro guaritore, cavaliere del conclave, Wurm, vabbè, siamo pieni di Wurm, terre varie doppie, voglio vedere assolutamente le basi. Wow. Oh. Questo giardinetto, chiamiamolo giardinetto, insomma abbastanza orgoglioso per essere un giardinetto, però devo dirti, effettivamente speravo di meglio. La foresta secondo me è più bella, la foresta incantata sopraelevata, sì sì, mi piace un sacco, soprattutto il layout, trovo che renda di più sul verde che sul decisamente, bianco, decisamente sul bianco si perde un po'. E poi vabbè, raccogliamo questo coraggio, sul via i sigilli, vabbè, sono sempre giusti, la chiamata del conclave, talismano Selesnia, buono buono, forte fortissimo. Tribunale del Conclave, anche questo abbiamo già visto anche in versione promo. Anche Spargi. E Ali Splendipolline, uno dei disegni più belli, perché Therese Nielsen, sappiamo ragazzi, che ha sempre classe. Via Scar, è arrivato il tuo momento. In scatola. Quello di mettere nella scatola. Esatto, metti via. Che poi li dovremmo anche impustare sti mazzi, perché non si giocano così, lo sappiamo benissimo. Ah no? No, cioè si poteva fare probabilmente nel 95, però... The last one, signori, but not least, però no, assolutamente, anche perché ricordiamo che al momento comunque questa è una delle gilde più quotate, ragazzi, sì. A Preradis volevamo tutti i Golgari, ma comunque comunque sia bonci. Verde nero è sempre un bel abbinamento, hop, i zoni e pratiche dello sciame Golgari, sembra una mega ragnatelone. Non sprecare nulla, e noi non sprecheremo nulla assolutamente. Come mai, non si butta via niente. Mai, perché? Perché dobbiamo farlo? Scatola, perfetta. E attenzione, doppio! No! Oh, abbiamo schiappato anche questo unboxing. Che troll! Ma perché sono quelle che piacciono a lui? Ma perché? Neanche a farlo apposta. Certo. La doppia spilletta sarebbe stato il top del top di gamma. Però no, te le immagini. Doppia spilletta! Purtroppo no. È incredibile, ragazzi. Questo è talmente schiappato che riesce a trovare anche qui la confezione fallata. Hai visto? Spettacolo. Grande Izzoni, dai mille occhi, carta molto interessante. Di sicuro molto buona per il brawl. Purtroppo ce l'hanno bannato da poco. Ma lo sciamano, letal mago. Quello che tutti definiscono il Planeswalker a costo 1. E fa un po' tutto. Sì, è davvero, davvero fortissimo. Una carta che se non avete, questa è una buonissima occasione per procurarselo. Perché secondo me il mazzo Golgari soprattutto merita un sacco. E adesso vedremo perché. Oltre a questo c'è il Troll Outlet.
troll dell'ossario, Golia, vabbè, Savra. Beh, Savra non poteva mancare. Jared, questo è davvero forte, sì. Scarabeo, ragno della covata, sorelle di Pietramorte. Quanto ricordo. Queste qua, leone in russo, cioè la prima volta che le ho trovate e ho scambiate erano in russo, non mi sono mai ricordato, no, solo russo, non fai purtroppo. Vabbè. E non mi ricordavo mai che cosa cavolo facevano. Deterioramento improvviso. Attenzione. Group decay. Questa è una carta buona. Con l'Assassin Trophy uscito da poco ha perso un po' della sua giocabilità o altro, ma ragazzi... è comunque davvero bomba ed è incontrabile. Ricordo che Abu Decay di allora era Assassin's Trophy di adesso. Assolutamente sì. Canto di Ponte Morto, lo sguardo di granito, che è sempre una buona rimozione. Ci facci un po' lo sguardo di granito? Voi non potete vederlo, io sì. Mi sono pietrificato. Ok, mi posso muovere, perfetto. Saprolingio, insetto, saprolingio, un po' troppo, vabbè, insomma, i token non è che siano proprio tutta questa bellezza. Da insetti sopralingio. Che cosa ci vuoi fare? Degli elfi oscuri, invece, qua abbiamo anche un po' di fashion. Insomma, loro sono belli. La sciamana è davvero una carta forte, tutte le volte che la vediamo in questi video, lo dico sempre. Mago della Gilda, plasma contagio, bomba, insomma, anche il demonietto, quando vuoi dreggiare 5, mi sa che è forte, pezzo di storia. Ok, andiamo avanti. Quale terre secondo me saranno uno spettacolo? Questa palude mi piace un sacco. Questa palude fa veramente tanto tartarughe ninja. Fa davvero brutto. Sì, adesso che è spinta. Wow, ma questa noi non l'abbiamo foil e non avremmo modo di vederla, ma secondo me deve rendere tantissimo, il disegno è troppo bello. Deve rendere un casino davvero. Questo mi piace un sacco. Ha vinto questa foresta come migliore terra di questo primo lotto, posto diciamo. Questa e al secondo posto la montagna Izzet. Sì. Oh, esplosione oscura. Beh, carta storica davvero. Ferita necrotica, ok, sigilli Golgari. Talismano Golgari forte, anche recupero raccapricciante. Putrefy. Vigor Mortis e Stato Statua, che è una cartina not bad. Beh ragazzi, i mazzi sono davvero interessanti, questo tuffo nel passato e nel presente al contempo a me è piaciuto. Anche a me tantissimo. Se avrete modo di giocarli tra di loro fateci sapere un attimino cosa ne pensate, perché anche noi li proveremo, ma provarli tutti contro tutti probabilmente non riusciremo. Quindi dateci consigli, che cosa secondo voi dovremmo provare a giocare tra di questi uno contro l'altro. Chiaramente più avanti, quando usciranno anche gli altri 5 mazzi, sarà davvero una battle royale powerful. Powerissima. Bene. Io vorrei salutare tutti con un piccolo ricordo. Due ne ha trovate, due a testa giù, scala, sono a testa in giù. Due in una confezione, due in una confezione. Ciao ragazzi.